un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the road è viaggio. Tattoo on the road è storie. Tattoo on the road è tatuaggio. Tattoo on the road è avventura. Tattoo on the road è molte cose. Insomma, Tattoo on the road è Tattoo on the road. Punto. Il viaggio che vi stiamo per raccontare parla di America, quella classica, fatta di lunghe strade, di Route 66, tanto per capirci, ma anche di luoghi che quasi nessuno conosce e che neppure vi anticipo, così li andremo a scoprire assieme, perché, credetemi, di vederli ne vale assolutamente la pena. La verità è che la storia di un viaggio è sempre unica. Tu puoi rifare la stessa strada mille volte e per mille volte vedrai particolari sempre nuovi. È questione di occhi, ma soprattutto, io penso, di cuore. Dire che ci sposteremo in moto mi sembra quasi superfluo, come è altrettanto superfluo raccontare per l'ennesima volta che un viaggio in moto è fatto di pioggia, di vento in faccia, di temperature che sfiorano i 50 gradi e di asfalto che è sempre a pochi centimetri dai tuoi piedi. Insomma, chi viaggia in moto vede la macchina come una piccola prigione di latta con finestrini, ma per fortuna senza sbarre. Lui è Mattia e gli Stati Uniti li ha già girati in lungo e largo. È un po' il capitano, tanto per capirci. Caldo fuori, è allucinante, ho paura per Luca perché già soffriva ieri sera, ma credo che adesso l'emozione e l'adrenalina ci portino ad affrontare bene questa prima tappa lunga 650 km, un dritto dalla miseria. Io interpreto il viaggio proprio forse come la fuga. Ho bisogno di viaggiare, proprio sento la necessità di guidare la moto. E non la voglia, ma la necessità di guidare la moto, perché mi allontana da tutto quello che per me rappresenta il problema o quello che non voglio vivere. Tiziano invece di professione fa il tatuatore, è artista nell'anima Tiziano, e questo è fantastico perché lui riesce sempre a vedere le cose con occhi diversi. La striscia d'asfalto è il percorso sicuro, tutto ciò che ne sta fuori è immaginazione e vita, perché già dal bordo strada in poi comincia la vita. Beh, poi c'è Patrizio con le sue telecamere che praticamente sono sempre in funzione. Marco che con il suo drone riesce a passare anche nelle serrature delle porte. E poi Claudio, un po' autista, un po' tuttofare, ma soprattutto disposto al sacrificio, perché lui questo viaggio, diciamolo pure, se lo sarebbe proprio fatto in moto. E alla fine ci sono io, un po' giornalista e un po' biker. Diciamo che sono quello che ha pensato bene di scrivere questa specie di taccuino di viaggio. Luogo di partenza, Las Vegas naturalmente. È da qui che si parte ed è qui che torneremo tra una ventina di giorni. Ma fondamentalmente per evitare di avere cose nelle tasche che possono volare col vento, qua tengo le cose di prima necessità, quindi passaporto sempre con me, e soldi, carte di credito, patente. Ed è importante sempre tenerli visibili, perché soprattutto quando ti ferma la polizia non puoi mettere mani in tasca, così, quindi avere un qualche cosa dove fai vedere che tranquillamente apri e tutto. Okay. Chiaramente per andare nel deserto prima cosa da fare è caschi sempre bianchi e riempito di acqua, in maniera tale che per un'oretta la testa rimane fresca. Una cosa è certa, questo primo trasferimento è tutt'altro che entusiasmante. Autostrada, macchine e camion a go-go. Quello che mi conforta però e che mi incuriosisce molto è la meta. Abbiamo deciso di regalare un sogno a Claudio facendo direttamente rotta su Salt Lake City, nello Utah, perché è lì che vive sua sorella con tanto di famiglia. Beh, questa è una storia pazzesca che è fatta di coraggio, sicuramente di incoscienza, ma soprattutto di tanta voglia di cambiare vita. Loro a Milano era uno un trambiere e lei era una hostel a San Giuseppe, quindi il lavoro l'avevano e stavano anche benino, se non fosse per tutte le regole e l'essere pesante la vita in Italia. Qua invece hanno un'impresa di pulizia tutta loro, regolare, perfetta, pagano le loro tasse e ne avanzano anche parecchi per vivere come si deve. Il casco io l'ho bagnato e addirittura scolava l'ancora, c'ho il fazzoletto bagnato e mi sta facendo venire il mal di gola. Poi prendere il mal di gola con 50 gradi sembra un controsenso, ma... Cosa? Il fuselaggio. 85!
dobbiamo correre perché il fuso orario ci ha fregato. Ci è sembrato carino aprire il viaggio con una striscia a Las Vegas, Salt Lake City, per andare a conoscere la sorella di Claudio, che ha fatto una scelta, ragazzi, che tutti noi almeno una volta al giorno diciamo: vorrei andare via dalla nostra fantastica Italia. Cazzo, lei l'ha fatto veramente, sono 2 anni che vive qui. Conoscenze che aveva prima a Salt Lake City, zero. Questa sera cerchiamo di capire un po' meglio che cosa è successo, qual è la storia di questa favola. Per fortuna Mattia ha avuto la sana idea di spezzare questo viaggio con una sosta molto gradita. Per noi malati di moto ha poi un valore speciale, perché vedere una concessionaria dell'Harley Davidson americana è sempre un po' emozionante, come quando da bambini ci portavano dentro un negozio di giocattoli. La concessionaria di Timpanagos l'ho scoperta in uno dei tanti viaggi, perché ci sono passato davanti tantissime volte e mi ha colpito la polveriera. È una vecchia polveriera, questa concessionaria, lasciata così com'è, piena di ruggine. E a me la ruggine affascina. E di là c'è l'officina a vista, è strepitosa. Questa praticamente è la clubhouse, cioè dove gli iscritti al chapter di questa concessionaria vengono, e non è come da noi semplicemente un posto dove si vendono moto, è un punto d'accoglienza, quindi c'è sempre da mangiare, in genere fanno sempre barbecue outside, c'è sempre qualcuno che suona. Dopo 700 chilometri ci siamo, e quando finalmente troviamo la casa è quasi notte. I nostri amici vivono nel cuore di un quartiere mormone alla periferia di Salt Lake City, ma qui è tutto legato a questa religione. La stessa città è stata fondata nel 1847 da alcuni seguaci mormoni che hanno trasformato con pazienza una valle arida in un luogo dove poter vivere comodamente. Insomma, qui oltre la metà degli abitanti sono mormoni. Questa città è l'equivalente di Città del Vaticano per noi cattolici. Ciao, ciao Mattia. Okay. Ciao, ciao. Come stai? Luca, piacere. Massimiliano, grazie. Ciao, Luca. Ciao, Massimiliano. Io ho perso allora, ciao Luca. Bello quartiere. È abbastanza bello. Quartiere medio, ma a noi piace, ci troviamo bene, ci sono tanti bravissimi vicini. Sì, è una famiglia. I neighbor sono veramente. Sì, è una famiglia. Gente speciale. Tu non puoi immaginare quante volte ho visto su Google Maps questo posto, questa via, l'ingresso, cioè. E oggi lo fa. Lui 20 anni che voleva vivere qui. Lui è ancora a Milano, non sono venuti. Su Google Maps. Da italiano mi fa tristezza pensare che qualcuno debba spostarsi da un paese bello come il nostro perché non ha alternative. Credo però che la loro scelta non sia stata motivata dal non avere alternative in Italia, ma dalla forte necessità di vivere come vivono qua. Ma tu guarda, il mio piccolino Matteo, prima di venire qua, un anno prima, provavamo a fargli imparare l'inglese con, insomma, a parte la scuola, ma anche tramite alcuni nostri ex missionari che sono americani, che quindi gli insegnavano. Lui piangeva, lui non voleva assolutamente imparare l'inglese, diceva: io rimango qua con i nonni, con gli zii, con i miei amici, io non vengo via. Siamo arrivati qua che Matteo, non so dov'è, non parlava neanche una parola di inglese. Adesso fa fatica a parlare l'italiano corretto, parla solo americano, e se tu gli chiedi dov'è casa sua, lui ti dice: qua io non tornerò mai più indietro. In un anno e mezzo. Dov'è? Non c'è, è in giro. Dire che la loro accoglienza sia stata straordinaria è riduttivo. L'intera comunità ci attende ed è pronta per abbracciarci, vescovo compreso. Qui tutti si conoscono e le chiavi sulla porta di casa sono un semplice ornamento. Mi domando se anche noi, nelle nostre città, siamo ancora capaci di questo, e cioè di ritrovarci come comunità o di andare ad accogliere con il sorriso amici e parenti dei nostri vicini che arrivano magari dall'altra parte del mondo. Un po' di preconcetto alla base ci stava. L'idea
di pensare che queste persone vivessero un pochino come una sorta di setta chiusa. E invece ho visto delle persone sicuramente molto determinate, sicuramente molto inquadrate, ma anche, devo dire, molto aperte, molto gentili e molto ospitali. Per noi è un sogno con tanta fatica, che non si pensi che i sogni arrivano così secondo. C'è tanto sudore, tanta fatica, tanti pianti, perché è veramente complicato, però non è un problema, siamo stati disposti, siamo disposti e felici. È bello. La Chiesa, devo dire la verità, la fede e la Chiesa, sin dall'Italia, perché noi ci siamo convertiti in Italia, mormoni, non qua, ci ha aiutato infinitamente tanto. Hanno affrontato un sacco di difficoltà e l'hanno fatto insieme, hanno dormito in macchina per settimane. E questo penso che avrebbe messo in difficoltà la maggior parte delle famiglie. Claudio, vieni che ti faccio vedere la casa. Permesso. Avanti. Allora, wow, questa è la cucina. Guarda. Oh, ma ti devo far vedere due foto dopo. Belle. Dopo ti faccio vedere due foto. Belle. Ok, ci sono tanti lavori da fare. Vedo che la passione delle tazze è rimasta. Purtroppo sì. Okay. Passione delle tazze e passione di Santa Claus. Un anno e mezzo che siamo qua, ne abbiamo già circa 150 Santa Claus. Quindi il nostro Natale è pazzo perché c'è Santa Claus in tutta la casa, compreso in bagno. Okay. Quanto tempo rimane giù la neve qua? Tanto, eh? Dipende, no, viene, ma viene subito il sole forte, si scioglie, il giorno dopo c'è di nuovo tanta neve. Questa è carina, il nonno e la nonna, la mamma e papà. E qua c'è la sala cinema. God, la sala cinema. Esatto, qua è la parte dove si passa il tempo. Esatto, qua è la parte bella. Capisci, diciamo, perché ad Alessio non interessa la camera grossa, perché tanto è qua, esatto, a due passi. Esattamente. Quindi lui passa il tempo qua. Ti ringraziamo per quello che abbiamo di mangiare, ti preghiamo di benedirlo per il nostro nutrimento. Ti ringraziamo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. 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 Da sempre mettiamo la qualità della vita al primo posto. È per questo che ci prendiamo cura delle vostre cucine. Per farlo abbiamo affiancato ai nostri collaboratori le più innovative tecnologie. Siamo guidati da una grande passione, la stessa passione che hai nel costruire il tuo futuro. E pensiamo che rendere migliore la qualità della tua vita renda un po' migliori anche noi. Marinelli Cucine, al centro della tua famiglia. Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the Road è viaggio. Tattoo on the Road è storie. Tattoo on the Road è tatuaggio. Tattoo on the Road è avventura. Tattoo on the Road è molte cose. Insomma, Tattoo on the Road è Tattoo on the Road. Punto. L'Ital Service è un'azienda che produce e taglia bordi per il mercato nazionale ed internazionale. L'azienda è nata nel 1997 in uno stabilimento di Pesaro di 600 metri quadrati e in questi anni abbiamo avuto una crescita continua e costante che ci ha portato ad avere uno stabilimento qui a Valle Foglia di 10.000 metri quadrati tra coperto e scoperto. Noi rappresentiamo il 25-30% del mercato nazionale. Qui la parola vegetariano non è scritta neppure sul vocabolario e poi non parliamo dei vegani. Probabilmente nell'immaginario collettivo degli abitanti dello Utah i vegani sono una specie aliena che arriva da altre galassie. La serata, come nella migliore tradizione, si conclude attorno a un bel fuoco che onestamente a 1300 metri, anche se siamo nella settimana di Ferragosto, non è che ci stia poi così male. Il mio primo tatuaggio nella mia schiena è un piccolo Pegaso che avevo intorno ai 17 anni più o meno. Una mia amica aveva iniziato a fare i tatuaggi
a imparare a fare i tatuaggi. Sono stata il suo primissimo tatuaggio. Infatti è orrendo. Ciccio biker della tua situazione. Infatti è orrendo, però è stato il suo primissimo tatuaggio e io lo porto con tanto orgoglio, perché comunque è stata una mia grande amica. Io gli ho dato l'opportunità di provare il dolore, il colore e quant'altro, quindi qua non importanza il Pegaso, perché comunque è un simbolo di libertà. Mi aspettavo, ecco, una sorta di riluttanza nei confronti dei tatuaggi, invece quando lei si è messa a parlare di tutti i tatuaggi che ha nel corpo, ce ne ha diversi, tra cui uno in evidenza nella mano, ne ha parlato in maniera molto affettiva e mi ha fatto proprio pensare il momento del tatuaggio sia un passaggio così forte che poi, se fatto in maniera serena e cosciente, rimane per tutta la vita, e quindi mi ha colpito molto in positivo, è stato un bel coronamento della serata. Il tempo di salutare tutti, qualche ora di sonno e siamo tutti nuovamente in sella. Questa volta andiamo a caccia di altre emozioni, anche se il ricordo della serata, specialmente per Claudio, ci accompagna per buona parte di questo nuovo trasferimento. Ho avuto modo di riconoscere chi li ha aiutati veramente a creare l'ingranaggio per poter rimanere lì, e parlo di Kevin e Sabina e famiglia. Poi ottime persone, proprio comuni, alla mano, motociclista pure lui, quindi che te lo dica a fare. Salutiamo Salt Lake City, letteralmente la città del Lago Salato, ben sapendo che di sale ne vedremo ancora tanto. Un deserto di sale, per essere precisi, quello della leggendaria Bonneville. Ho deciso di portare tutti a Bonneville dopo aver visto il film Indian, che per me è il film in assoluto più bello al mondo, sia per la storia che racconta, che è una storia vera, sia per quello che rappresenta, l'inseguimento dei sogni. Ma chissà cosa spinge queste persone ad attraversare l'America con al traino i rispettivi bolidi e poi accamparsi su questa distesa bianca e accecante. È una specie di chiodo fisso, secondo me, un chiodo che li assilla e che li tormenta fino a quando non si calano la visiera del casco e partono. Hai visto quello sdraiato dietro la macchina? Io, è vero che ci ho dentro la macchina? Si vede solo gli occhi, si vede. Patrizio, usiamo. Ci avviciniamo, qui c'è un signore qui che tra poco metterà in moto il suo motore. Vieni, Mattia, ti avvicino. Qua praticamente è lungo non so quanti chilometri, è delineato da questi birilli fosforescenti. Ora vogliamo passare qua dietro e vediamo la partenza del prossimo. C'è di tutto, ci sono ricchi e meno ricchi, giovani, meno giovani, quasi tutti con le famiglie al seguito, quasi tutti con una moglie e una fidanzata che con pazienza ha deciso di condividere questa follia. Ma se noi adesso invece prendiamo le moto nostre, non facciamo nessun record, ma nuotiamo in mezzo al deserto di sale di Bonneville, destra, sinistra, sopra, sotto, si può fare? Signora, una cosa, prendiamo le moto e andiamo. La sola immagine che mi è venuta in mente guidando nel deserto di sale è quella di un delfino, perché qui in mezzo ti senti in grado di spaziare senza un limite preciso. La strada, in fin dei conti, è una piccola piscina, questo invece è mare aperto. Guidare qui in mezzo è veramente una forma di libertà che non conoscevo. Sembrava quasi di stare in un film di fantascienza, tipo 2001 Odissea nello spazio, queste situazioni di bianco latte persistente, bello, bello, bellissimo. La moto sul sale è stranissima, è una percezione strana quella del sale, no? E questa luce che comunque ti abbaglia, indipendentemente da dove tu possa guardare, ti mette sempre quel po' di insicurezza. Poi mentre sei lì, tu insicuro, che guidi la tua moto, ti giri e vedi gente che sfreccia a 700 all'ora. E allora ti senti piccolo, però capisci che se vuoi puoi aprire il gas.
telefonino riprendo questa strana coppia di uomini liberi. Certo, non hanno un tetto e la doccia se la fanno quando capita. Questo è il prezzo da pagare. Però, in cambio, hanno una serenità e una luce negli occhi che noi abbiamo perso da tempo. Loro si avvicinano molto al concetto di libertà che tutti sogniamo. Ok, a te. Cioè, praticamente questa notte loro normalmente dormono per strada, si buttano per terra, dove ci sono i box con 5 dollari fanno la doccia, e questa notte volevano dormire qui ma non glielo permettono, quindi tornano vicino al gas station. Fighissimo. Mi sono piaciuti tantissimo. Sono per me due icone che rappresentano il mondo reale del motociclista libero e ruspante. But it's very hard with a shovel. Shovelhead is hard to ride. Yeah, that one. They did it for years though. You know what? It's older technology, but it's like a John Deere tractor. It will run forever. You keep gas and oil in. And it has a foot clutch and shocky shift. Wow. Nothing on the handlebars. And can I ask you what is this? Steering stabilizer. So say you hit a pothole and you go into a high speed wobble. Yeah. That will stabilize you. And it could be really the reason I'm still here live today, because I hit one down in Georgia, and literally, if I didn't have that on, I would have crashed. You don't get the high speed wobbles. Okay. We've been wanting to do this for 20 years, and we talked about it, and it's a form of freedom. And doing it while we're still young enough to enjoy it and see this beautiful country, you know, and meet people along the way like you guys and many other nice people who help us along the way. Persone che attraversano l'America in modo sicuramente differente dal mio, io lo faccio probabilmente da turista. Loro invece hanno caricato nelle loro moto addirittura il cuscino, le coperte, il piumone e vivevano per strada. Una vita durissima, però che mi affascina tanto. Here in Bonneville, it's not about the money. It's about the passion. They spend the whole year working on it to come here and be around these people, and all year all the hard work comes down to 10 seconds. Gotta have big balls to go that fast. I know. Different color hats means a different class that you beat a record. Yeah. So red hat means you beat the 200 mile per hour class, and the blue hat is the 300 mile per hour class, and the black one, which not too many people have, is 400 mile per hour. Ho avuto anche un minimo di nostalgia, e onestamente quando andavo in giro con i miei amici era veramente così, senza troppi mezzi, delle buste di plastica legate di fortuna, e è un po' come se avessi ritrovato dei miei simili, quindi grande stima. Oil, olio and gas. You got oil and gas, you can go cross country. Loro veramente vivono il viaggio on the road. On the road. Mattia usa la frase che fa sorridere ogni biker. On the road. E la mattina dopo Bonneville, eccoci veramente on the road, dopo il nostro fuorirotta, per rientrare a Las Vegas. Però Las Vegas è una figata. A me piace un sacco. Qua il benzinaio è andato via. These are poisonous snakes. Poison?